E salve a tutti, ragazzi, Alfatec, e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui oggi con questa impostazione speciale perché stiamo registrando dal PC. Scusate, sto ancora regolando il microfono. E useremo questo microfono perché a quanto pare il mio kit wireless lì, dopo aver usato il precedente video, che a quanto pare con qualche problemino perché l'audio fuoriusciva tremendamente, quasi più del solito, cosa che non dovrebbe fare, da nuovo non faceva, ha smesso di funzionare completamente. Quindi sono qui con queste cuffie. Ora voi magari starete dicendo perché non sto usando il Blue Yeti che vedete là, perché al momento ho qualche problema di taratura sotto Linux, ma non è taratura proprio perché sia Linux, ma taratura in generale. E già non so se spero non si sente, c'è in sottofondo, non so cosa sta succedendo, ma c'è molto casino. Tremendamente molto casino. Ma per fortuna questo microfono lo sta catturando con quello. Non so se sentite il casino che c'è fuori, ma sentirete ancora tipo fino al tutto il quartiere, non so che problemi di taratura abbia, o sono io non in grado di tararlo. E scusatemi, fermo, ma veramente c'è molto. Se mi sentite interrompere, ma mi sta veramente fastidio e mi sto un po' disorientando, ok? Scusate, però non sono. Vabbè, abituato a fare video con un eccessivo casino. Comunque, siamo qui finalmente tornati sulla serie per di migrazione macchine virtuali. Vado un attimo a ridurre, ho delle cose aperte, parecchie cose aperte, ho lasciato. E niente, sto registrando questa qui, la SJK in modalità webcam, e vi scuso se la qualità è molto pixellosa, ma purtroppo in modalità webcam dice di funzionare solo in 720p, e quindi un po' di perdita di qualità ne abbiamo. Poi comunque siamo al buio, non è, cioè è una soluzione con dietro abbastanza buia, quindi non è proprio ottimale come camera. Diciamo che prima o poi troverò una soluzione, o sinceramente anche la Livecam HD 5000, che ha problemi di focus come tutti sapranno, quindi non è comunque tanto meglio, comunque nel buio tende a pixelare parecchio anche quella, quindi non so sinceramente cosa usare. Ma passiamo alla sbagliato, ho sbagliato tasto, già comincio a mancare i tasti, alla visuale principale con il nostro monitor qua davanti. Ma parlare di migrazioni, innanzitutto vi dico che andremo a utilizzare, sembra ironico, una macchina virtuale che è già presente su un virtualizzatore per andare a migrare le altre macchine virtuali. Perché ho qui con me una macchina QEMU con Windows 7, ma ho qualche problema. Sembra che generi delle latenze sulla rete, probabilmente non è perfetto. Devo indagare su quello, poi non ci preoccupiamo. Ma andiamo a vedere che cosa andremo a migrare. Innanzitutto apriamo una nuova scheda di Chrome. Perché i due server montano ESXi 1.6.0, quello diciamo da dismettere, non ho più fatto l'aggiornamento in previsione di questa dismissione. Scusate, diciamo, e l'altro alla 6.5 è già stato aggiornato. Questo è quello nuovo, a cui ho già invertito gli indirizzi IP, prima erano l'inverso. In realtà io, perché avevo già iniziato a registrare questo video, avevo fatto un pezzo di anteprima, avevo fatto quasi un intero video in 4K finché il signor OBS, che è il software che fanno ora per registrare, ha deciso di non boh, di dare problemi di rendering post registrazione, ho dovuto calare la qualità in 1080p, l'ho provato a fare in 4K e niente, questo è quanto. Quindi siamo così, questa è la macchina finale. Ora vi dico rapidamente i processori che la volta non mi ricordavo, sono degli L5520 quad core con hyperthreading, quindi 4 core, 16 thread totali, 8 core in realtà sono 4x2. Su quel momento sono in esecuzione il web server che ho già migrato dall'altra macchina, avreste dovuto vederlo nel precedente video, ma purtroppo non l'avete visto per problemi tecnici. Vabbè, c'è il mio router e vabbè, un'altra macchina virtuale che serve per il Boeing. A questo punto andiamo a vedere cosa rimane da migrare. Ci collegheremo a Windows Server in remoto, che è una macchina virtuale che è presente qua. Ok, come vedete sono rimasto, questa è già stata migrata, ma comunque rimarrà qui fino a che non decommissionerò tutto. Ora, oggi andiamo a trasferire questa macchina virtuale, poi io durante la notte farò trasferire questa in quanto serve che rimanga attiva per il momento. E poi andremo anche a, anzi, probabilmente andremo oggi a creare e a montare un disco aggiuntivo a questa, e poi vi spiego, adesso vi spiegherò anche perché, datemi un secondo. Però comunque principalmente andremo a spostare questa oggi su quest'altro server. Voi vedrete, vi farò vedere semplicemente il download e poi ci ritroveremo quando è tutto di nuovo funzionante. E niente, questo è principalmente. Quello che voglio dire, ho bisogno di rifare un hard disk secondario su questa, perché per qualche ignaro motivo, ecco qua, il disco di due punti, questo qui, è stato creato in thick provisioning, che vuol dire che occupa 250 giga netti, a prescindere dal fatto che dentro ci sono solo 40 giga di dati, come se non sbaglio sia in questo. No, 80 giga forse in questo caso. Non ricordo. No, forse 86% libero, quindi sì, sono pochi.
Non voglio fare il calcolo, sinceramente. Quindi andrò a ricreare quel disco, migrare, bloccheremo insieme, lo aggiungeremo insieme come disco E, al che andremo, io andrò off camera a spostare i dati, a invertire, poi invertirò le unità e ritorneremo insieme quando è finito, perché comunque ci vorrà un po' spostare i dati e niente, poi dovrò riassegnare le lettere, nulla di che, e vedere che tutti i servizi funzionino, magari quel testo lo facciamo insieme. E niente, quindi procediamo ad andare insieme a spegnere tutta questa macchina virtuale, che è un centralino che al momento non è in uso. Per fare questo accediamo all'interfaccia web, che è il 606, se non ricordo male. Sì, vabbè, certificato mancante. Allora, spero di ricordarmi le credenziali, ma ho qualche dubbio. Infatti, non so se entra con Albin. Ok, adesso si deve un po' riprendere. Allora, andiamo a fare uno shutdown, spegnimento, accetta, continuare. E dovrebbe andare offline la macchina a breve. Mentre la macchina virtuale va in offline, intanto noi ci colleghiamo in RDP alla macchina Windows Server. Ho sbagliato qualcosa. Ok, come vedete ho ancora perso il vSphere Client perché ho fatto dei trasferimenti. Ho ancora qua la macchina che andiamo a eliminare perché altrimenti abbiamo tanto spazio. Allora, e qui è tanto predisposto l'environment. Abbiamo poi il vSphere a cui collegarci. Però mentre la macchina si spegne, abbiamo l'RDP collegato, andrei io a... Spero, penso di non poterlo fare in live questo lavoro, di poter aggiungere un disco. Vediamo un po'. Add hard disk. New hard disk. In realtà me lo fa fare. Però non mi chiede il tipo di provisioning. Ah no, eccolo. Fin provisioning. E va bene. Da 250 giga. E facciamo anche 200. Tanto basta. In fin provisioning. Ok. Senza limiti. Senza IOPS e quant'altro. Andiamo a salvarlo. Ok. Quanto pare hanno fatto passi progressi. Perché riusciamo ad avere il disco pronto in live, cosa che prima non, ora non si poteva fare. Posso capire come lo vede Windows Server. Ok. A questo punto torniamo su Windows Server. Intanto vediamo se ha digerito barra riconosciuto il disco. Non mi sembra. Perché non mi sembra di aver visto. Invece sì, l'ha visto. Lo mandiamo online. Lo inizializziamo in MBR. E lui dovrebbe. Ok, lo sta. No, la sola inizializzata non crea, ok. Ma creare l'unità F, ok. Questo è servizi new. Poi me ne andrò. Una tastiera a quanto pare in inglese. New, poi me ne andrò a preoccupare io di trasferire i dati. Intanto io lo vado a inizializzare e faccio vedere che. Eccolo qua, questa è la nuova unità. Ah, c'ho anche il lettore CD su, ecco perché. Dovrò trasferire questi dati qui per il Windows Deployment Service e il Microsoft Deployment Toolkit. Sono pochi giga, mi sa una quarantina se non sbaglio. Fanno sì, 34 giga e 7. E andrò a trasferire, andrò a invertire due unità in modo che i servizi lo vedano come fosse l'altro. Poi lo rinomino in servizi bassi, adesso mi serve per distinguerlo. E niente, poi andrò a rimuovere l'altro hard disk e così via. Poi se lo vedremo magari insieme al lavoro finito. E mi serve sempre per alleggerire per il trasferimento, perché trasferire il disco in fic provisioning, boh, non lo so. Non so se è solo un errore forse visivo che mi dà, che effettivamente sono occupati di più, ma effettivamente non sia così grande, non so quanto sia grande l'hard disk fisicamente, non sono ancora andato a vedere. Pertanto questa è un'operazione che volevo fare, perché non voglio mantenere il disk in fic provisioning, in quanto non ne serve, perché gli bastano due benissimo 40 giga, perché mi deve risultare riservato 250 giga, non ha molto senso. Tanto non è un disco che si espande e si riduce molto velocemente, quindi vabbè. Secondo me risulta più opportuno. Poi, sempre invece collegato al server, andiamo a iniziare la prima operazione di trasferimento macchina virtuale, quindi vado a collegare con il vSphere Client. In realtà questa procedura di download la potrei fare anche dalla web console, solo che mi fa scaricare solo un file alla volta e poi mi è capitato un file di dimensioni grandi che si impallasse per qualche motivo, non so se magari è un problema mio che ho qualcosa configurato male, ma sono sicuro che col vSphere Client mi funziona bene, quindi preferisco procedere con quello per il momento. La macchina virtuale è ufficialmente spenta. Ora
E se siete chiedendo, non so se l'ho già detto, penso di non averlo detto nel precedente video, perché non sto dando funzioni come Live Migration, per esempio, di SXI, perché ho la licenza, la vSphere, quella base classica, free, quindi non ho queste funzionalità attive. Ok, questo poi andiamo a prendere la macchina 0.6 Elastix PBX, andiamo a fare un'operazione di download sul desktop, dovrebbe starci, tanto non è molto grande, ho circa 70 giga liberi, al che lui partirà in download. E mentre lui scarica, continuo a spostare i file per il VDS e l'MDT. Fatto questo, inverto i dischi. Lui finirà di scaricarli. Io farò l'upload sull'altro virtualizzatore, sull'altra macchina con ESXi. E poi noi ci rivediamo per fare un sunto di questo primo episodio di trasferimento. Poi c'era quello, rimane poi solo quello più succoso e divertente, ovvero il trasferimento di Windows Server 2012 Re 2. Nel frattempo, io comunque, tra un video e l'altro, trasferirò anche la macchina da 0.5, che è il game server, TeamSpeak server, fa altri servizi, quindi non, che non posso quindi mandare offline al momento. Probabilmente una migrazione che dovrò fare durante la notte, poi vedrò io un po' come organizzarmela, anche perché è leggermente pesantuccia, tiene su, anche su un server Bitbucket, quindi sì, insomma, mi serve che si migri solo quando non so sicuramente che non mi serve usarla, perché andare offline con il server Bitbucket che uso io mi ha un po' scomodo, per quanto comunque ho la copia locale, poi appena lo rimando online posso comunque fare il push, però preferisco averla sempre disponibile. Magari devo fare un retrieve di qualcosa di particolare, devo fare delle modifiche, non lo so, fa sempre comodo, non voglio rischiare di trovarmi offline, e quindi penso che sì, è una cosa che farò probabilmente nella sera o la mattina, magari mentre sono in università mi collego, l'ho fatto anche oggi per rimettere sul web server, mi collego in RDP col cellulare e attivo le opzioni di upload, download e restart. L'unico problema è che è scomodo e non riuscirò a farla ripartire perché ha degli applicativi, tranne quelle basi che vanno avviate a mano, perché semplicemente perché sono così, sono in avvio manuale. Bene, intanto questo procede, ci vediamo niente. Ah, appena questo processo è ultimato. Eccoci tornati, il trasferimento della macchina virtuale è completato, ora ci ricolleghiamo. E faremo insieme anche la procedura di configurazione di Windows Server 2012, cioè la migrazione di Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2016. Ora vi spiego in che modo e come andremo a farla. Intanto vi faccio vedere, collegandomi a questo server qua, che è stata completamente migrata. Ok, la macchina virtuale è adesso un attimo. A priorità strane, se farò vedere la macchina virtuale, questa qua è la Elastic PB, se vedete c'è già qua Windows Server 2016, in quanto io oggi ho già installato il sistema e poi andremo a procedere insieme, anche se vi ho detto che l'avrei fatto in un altro video, ma alla fine è venuto molto breve la precedente ispezione, quindi ho pensato di unificare questi due video. Come vedete, la migrazione dell'Elastic PBX è stata completata, possiamo andare a vedere che si apre raggiungendolo, se lo scrivo bene magari la sua IP. Ce la posso fare prima di notte, eccolo qua, vediamo se mi ricordo bene le credenziali. Ok, e vedete, funziona completamente correttamente, a parte la CPU al 100%, strano, ah no, 7%, ok, soliti glitch della UI, e niente, questo funziona. Quello che dobbiamo andare a fare adesso è migrare la macchina, questa qua, compreso di Active Directory e quant'altro, ma poi questo andremo a vederlo. Questo lo andrò a fare io. Intanto adesso devo configurare più che altro i ruoli principali e fare lo swap delle due macchine. Ho già spostato l'SSD, purtroppo l'ho fatto off camera in quanto l'ho dovuto fare in emergenza e ho dovuto migrare questa macchina completamente sull'hard disk meccanico perché ho fatto, lo dico sinceramente, un mezzo intreccio e un mezzo casino. Quindi stavo quasi eccedendo sulla dimensione dell'SSD perché ho fatto delle prove per la migrazione e quindi niente, ho fatto un po' di casini e ho dovuto fare questa maniera per recuperare. Spero che voi non abbiate sentito la sclacsonata che ho sentito fuori casa, non so che cosa stia succedendo, ma va bene. Quindi ora andiamo a aprire le due macchine. Allora, la prima cosa che andrei a fare la farei subito, adesso per prescindere che la risoluzione video sia regolata in entrambi male, ma adesso risolviamo. Allora, innanzitutto, quello che dobbiamo andare a migrare, e se riesco. Ok, quello che dobbiamo fare è migrare innanzitutto subito gli HCP DNS, configurare l'Active Directory, la base, poi vado a creare, cioè, un po' più utenti, quindi posso permettermi di ricrearli e non c'era particolari regole. Dopodiché, perché non prendi più la tastiera?
comunque devo andare a configurare il Active Directory, poi il Maestro Deployment Toolkit è già installato col Windows Deployment, col Windows Deployment Toolkit, il VDK, il Maestro, sì, col il VDK, no, l'IK. Non mi ricordo come si chiami la sigla, ora cosa stia precisamente, comunque quello. Ma va configurato però il Windows Deployment Share, togliere il server manager dall'avvio, porca miseria, me lo dimentico ogni volta, lo faccio subito. E tentare di fare il login anche in quest'altro server, cortesemente. Cioè, perché io da qua devo leggere i dati, che per quanto me li ricordo, però non so cosa stia succedendo. Allora, send key, control canci, si è glitchato il login per qualche motivo. Oh, porca boia. Ah, ho capito perché. Questo è un glitch del calcolo della posizione del mouse sull'ESXi. Ho capito cosa succede. Devo riuscire a beccarlo. Anche un po' più in basso devo andare. Vabbè, faccio prima fare una cosa. Purtroppo l'ESXi l'input dal mouse lo scala in base alla dimensione della finestra, ma non l'output grafico sugli OS Linux o il momento in cui i VMware Tools per qualche motivo smettono di funzionare. Più che altro, no, dovrebbe funzionare sull'evento di resize finestra, ma vabbè. Però questa macchina, ripeto, ha avuto dei seri problemi in 6 giorni, devo migrarla via proprio anche per questo motivo qui. Ecco, adesso esempio l'ha fatto il resize. Vabbè, allora, non avviare server manager. Iniziamo innanzitutto andando a migrare il DHCP. Quindi quello che dobbiamo fare è rendere la rete è un attimo non funzionante completamente, andando a mandare questo in DHCP, lo riportiamo quindi fuori dal suo IP. Ok, si impallerà un attimo. Andando ad aprire il DHCP server e andandolo a spegnere, però mi dovrebbe permettere comunque di vedere le sue configurazioni. Andando a mettere questa invece su, altro Ethernet 0 perché Ethernet bassa non ti piaceva. Andandola a mettere in IP statico, quindi 10.0.0.1, e andando a impostare tutti i parametri 254, 10.0.0.254, 127.0.0.1, 8.8.8.8. Ok, questa è la configurazione primaria. Ah, server di DHCP spento, ovviamente lui non mi fa vedere niente. Riattiviamolo, migriamo le configurazioni e spegniamolo a questo punto. Allora, io ho già installato il ruolo, quindi devo semplicemente cercare DHCP, però ho paura che sia cambiato qualcosa, perché qui tocca andare sugli strumenti di amministrazione e poi recuperarli a mano per qualche strano motivo. La ricerca non ricerca qui dentro. E devo dire che Windows Server 2016 mi sta creando un po' di grattacapi da questo punto di vista. Però qui c'è DHCP. Ora io dovrei riuscire a configurarlo anche da qui. Già attivo questa cosa. No, è attivo ma non ha l'ambito. Devo fare un nuovo ambito. Ok. L'ambito qui me l'ho chiamato LAN. Perfetto. LAN. Ok, mi servono tutte le opzioni di ambito. Vediamo un po' se riesco a recuperarle. Perché non, vabbè che non cambia molto, tanto so più o meno. Comunque era da 10, ecco, 0. Porca miseria, cosa ho combinato? Allora, 10 e oggi non ci siamo. 10, 0, 1, 10. Mantiamo lo stesso, tanto anche se, vabbè, più conservativo che altro. E questa è una 23. Ok. Esclusioni, niente. 8 giorni, lasciamo al default. Sì. Gateway o router L254. DNS mi aggiungi per favore in fondo anche l'8844, non si sa mai quello di Google andasse offline. Ok, Win Server non ne ho, attiva l'ambito adesso, fermo. Ok, a questo punto io posso, mentre non c'è la VPX, sicuramente l'opzione di ambito ancora. Perché router non lo indica più qua come opzione di ambito? Ma funzionerà? Boh. Tanto questo lo configuriamo così, così anche il DNS è a posto. Allora io provo a disattivare questo e a fare un po' di prove. Qui il cellulare nelle mani, se voi lo vedete. Sto provando a disconnettermi, a riconnettermi alla rete wifi. Dovrebbe richiedere l'ISA, gli DHCP, tra l'altro dovrei anche vederlo qua nell'ISA degli indirizzi, se tutto va come deve.
Tra l'altro, riguarderei anche per sicurezza l'IP di rete sia a posto. Vediamo un po'. Anche se poi dovrò riattualizzare il DHCP quando andrò a gestire il dominio. Non ci sono LIS, ma lui è connesso al wifi. Con che impostazione è connesso? No, senza gateway. Quindi potrei sospettare che sia questo, visto che ha il problema nelle opzioni di ambito, non so perché non c'è il router. Ok, attivato per qualche motivo, quindi potrebbe anche andare bene. Ora glielo assegno e boh, non ho capito come mai. Devo dire che questo Windows Server si pronuncia come la cosa più buggata che io abbia mai visto. Già in preconfigurazione mi ha dato non poche grane. Ora stacchiamo e riagganciamo. E vediamo se vuole cortesemente funzionare come si deve. Il pool di indirizzi comunque me lo dà corretto. Poi l'ISO non me li fa vedere. Vediamo se si vuole agganciare il telefono. Obtaining IP address, che deduco che stia usando correttamente. Ok, questo lo pinghiamo com'è di qua. Per collegare si è collegato. Ma qualcosa non vuole. Ma è avviato? Facciamo un riavvio magari del server di DHCP. Se non vuole indicare l'ISO, non ho capito perché no, non voglio fare la condivisione. Questa volta ce l'ha. Lui c'ha tutto. Non, in DHCP, adesso non mi fa vedere su IP, non so. Ah no, me lo fa vedere questo qua, ok. Ah, ok, su, vabbè, l'IPv6 tanto non è configurato, non lo uso al momento, però. Questi gli indirizzi. Ah, eccolo qua, Redmi 4. Funziona e il cellulare ha preso l'ISO, quindi è ufficialmente migrato. Adesso in questo momento non funzionerà più il Windows Deployment, non so se distribuzione di Windows si chiama in italiano, comunque Windows Deployment qualcosa, non ricordo più come si chiama ora in inglese. E forse il DNS non funzionerà a dovere. Io ho chiuso gli strumenti di amministrazione quando mi servono. Allora, perché devo andare a vedere il DNS, anche se forse è meglio che non lo tocco finché. Ah, tanto già su di default così, pronto e buono, ok. Allora, di norma, di ricerca diretta, sono tutte vuote perché al momento non è impostato il dominio. Quando è sul dominio dovrebbe cominciare a funzionare come deve. Ok, ragazzi, facciamo una breve pausa, un attimo, tornerò a breve e andremo a configurare l'Active Directory. E poi andremo a sistemare l'MDT. Dovremmo migrare un hard disk da questo all'altro. Ma io intanto questo server DS lo posso spegnere e procedere alla migrazione dell'hard disk. E probabilmente quando tornerò, probabilmente avrà già finito la migrazione dell'hard disk. Quindi ci vediamo a breve. Faccio migrare questo disco e intanto faccio qualche test che il DHCP funzioni come deve. E poi sistemeremo l'Active Directory. Eccoci qui tornati di nuovo. Ho finito la migrazione e se becco il tasto ritorniamo sulla schermata giusta. Un attimo che mi collego ovviamente, intanto è passato un po' di tempo, poi vi spiego. Ho intanto già spento l'altro server, ormai è offline e gira già tutto su questo, anche se alcuni servizi ancora non sono completamente funzionanti. Allora, ho migrato. Ok, scusate i messaggi. Ho migrato su questo server è completamente tutto, anche questa macchina virtuale qua, che prima era sull'altra, rimaneva, perché ieri, siccome avevo problemi a scaricare e ricaricare il secondo disco, questo qua, vedete, l'hard disk 2, mi dava degli errori, il vSphere client, non chiedetemi perché, ho semplicemente spento l'altro server, staccato il disco collegato su questo e ho avviato la migrazione, il move interno tra un datastore e l'altro. Tra l'altro mi sa che mi si è glitchato, vedete ancora c'ho il datastore. Non mi si smonta, nonostante il dispositivo non lo veda più. E niente, questo probabilmente dovrò prima o poi riavviarlo, si sbaglierà sicuro. Quindi ho migrato sia questa macchina virtuale che ho già riavviato perché mi serviva subito operativa, e sia questo è nuovamente operativo. Ok. Quindi ora dobbiamo procedere a terminare la configurazione di Windows Server in tutte le sue parti. Ok. Andiamo un attimo con l'RDP, che faccio prima e preferisco rispetto alla web UI diciamo del vSphere. Ah, se devo essere sincero, tra l'altro, che probabilmente si era avviato per gli aggiornamenti che stava configurando. Porca miseria, i messaggi. Scusate un secondo, trovo il modo di bloccare i messaggi e arrivo subito. Ok, ragazzi, ho finalmente. Ok, ragazzi, ho silenziato le notifiche così. Ok, ci.
riusciamo a proseguire con calma. All'inizio del gioco mi sono quasi un po' pentito di essere passato Windows Server 2016 perché non spiegatemi il motivo, non chiedetemi il motivo, ma ecco, aggiornamenti installati. Ma in molte sezioni mi continua a dare technical preview scritte un po' strane, un po' veramente. Non riesco a capire. Sembra un prodotto ancora riuscito a metà, ma vabbè. Allora, intanto, torniamo sul server manager che non ho capito perché non è più pinnato sotto. Ok, pinniamolo. E proseguo con la configurazione automatica qua, perché dovrebbe lanciarmi automaticamente il DC Promo, o quello che è il successore del DC Promo. E vado a creare completamente un nuovo controller di dominio. Il dominio locale. No, 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 no. Aggiungiamo Foresto, scusate. Me l'ho dimenticato. L'avevo aggiunto un controller di. Lo stavo aggiungendo un controller di dominio. Qualcosa non andava. Ok. Ah, ok, però qui su Active Directory hanno risolto. Mi ricordo di aver provato un'altra release ed era proprio Windows Server Technical Preview ancora. Poi vediamo. Allora, il dominio livello 2008R2 dovrebbe bastare. Come foresta, dominio. Bah, diciamo così, dovrebbe andare bene. Dovrei avere tutti i client abbastanza. Abbastanza, diciamo, compatibili con queste caratteristiche. Va bene, delega DNS, lasciamo stare, vediamo il NetBIOS se l'ha preso correttamente, se l'ho scritto correttamente. Adesso sto ancora un attimo elaborando. Ah, tra l'altro disattiva, l'avevo attivata la tua sede virtuale perché mi ero connesso in remoto dal cellulare. Un'esperienza che non vi consiglio di fare mai, di fare operazioni intensive, veramente. Ho dovuto aprire la sede virtuale perché a un certo punto ho smesso di prendermi i numeri, non chiedetemi il perché. Ok, comunque. Ok, è tutto corretto. Ora dovrebbe partire. Appena finisce di analizzare e convalidare i prerequisiti, ufficialmente il passaggio, l'elevazione di dominio. Ok, andiamo ad installare. Intanto lui procede. Il dominio iniziale prevede non vuole prevenire per preparazione. Ok, va bene. Ok, imposta una grande. Ok, ritaglia questa delega DNS. Non ho ancora capito perché. Ma se provate ad andare a fare una ricerca su internet, tutti definiscono di dicono di ignorare il problema. Non ho capito come e quando, cosa. Ma va bene. Ci rivediamo appena questo processo è finito perché potrebbe impiegare un po' di minuti. Forse non tanto perché è su SSD, non sull'hard disk condiviso con tutto il resto, altrimenti potremmo ottenere molta latenza. Ma comunque il server dovrà riavviarsi, quindi ci vediamo appena ha finito questa fase di configurazione di riavvio. Ecco, come volessi dimostrare, ti stai riavviando. Ok, bene, abbiamo riottenuto finalmente la nostra. Oddio, scusate. Nostro server online. E intanto mi continuano a ripartire i messaggi. Scusate ancora. Poi dovrò trovare un modo per silenziare Telegram. Ma ora dovremmo essere su dominio. Vediamo un po' se il tutto funziona. Ha funzionato correttamente? Sì, ha funzionato correttamente. A questo punto andrei a recuperare l'Active Directory console, come si chiama? Centro di amministrazione Active Directory, giusto? Lo pinno anche lui sul fondo. Devo vedere se il DHCP ha bisogno di essere elevato, non mi ricordo. Guarda, mi sbaglio col VDS, forse era quello, il servizio di distribuzione di Windows che ha bisogno. No, anche lui ha bisogno di essere, eccolo qua. Devo fare. Come si faceva? È avviato, ma da questo avviso qui. Questo è. Riconcilia tutti gli ambiti? No, no, non c'ho le incoerenze. Oddio, adesso mi. Mi sorge il dubbio amletico sul perché faccia così. Failover no. Ah, c'era da fare tipo un autorizza server, se non ricordo male. Autorizza. Come non detto, dovrebbe essere questo. Ok, a questo punto gli facciamo fare un riavvio del DHCP. Infatti vedete che è cambiato anche il nome della macchina server. Prima, se non sbaglio, era solo SRV01. Ora dà anche il dominio, come è giusto che sia. Ed eccolo qua. È ritornato operativo anche il DHCP. A questo punto il DHCP dovrebbe dare. Dovrebbe, dico perché non ne sono sicuro. Anche a parte il nome host,
Comunque dovrebbe passarla adesso io. Linux non riesco sicuramente a vederlo, ma comunque dovrebbe passare anche il dominio, se non sbaglio. Il client dovrebbe riuscirlo finalmente a rivedere trasparente. Vabbè, comunque questo problema è risolto. Allora, niente, a questo punto mi mancano da configurare gli utenti, ma poi questo ci pensiamo dopo. Innanzitutto vedere se il disco, quello di prima, vedete, c'è qua servizi con tutte le cartelle dentro. Se l'MDT, che vedete, ho già solo riaperto lo share per vedere che ci fosse copiato in maniera, diciamo, integra. Andiamo a provare a fare il test per vedere se c'è bisogno, ma gli ADK, ecco, non c'è niente da rigenerare nell'MDT perché gli ADK, che si chiamano, non più IK, come una volta gli ADK di Windows 10, se l'MDT sono la medesima versione, non vedo perché debba dover rigenerare qualcos'altro. E passiamo alla configurazione dei servizi di distribuzione Windows, che non era già stato configurato proprio perché avevo necessità del dominio perché lo uso con login su dominio e quant'altro, quindi si serviva a configurarlo. E come ultima cosa, se qua sotto non c'è già, c'è solo il DHCP, porto anche il DNS, che lo mettiamo qua di fianco. E ora vedete, zona diretta, è apparso il dominio e piano piano dovremmo vedere popolarsi tutta questa zona in base alle richieste dei client DHCP. Ok, bene. Chiudo un attimo qua la console che tanto non ci serve. Qua l'ho pinnato, sì. Bene, procediamo alla configurazione del server. Ok. Integrato con Active Directory, come vi dicevo prima. Lo spostiamo qua nel disco dei servizi sulla propria cartella, che solamente è vuota, quindi dovrà configurare tutto. Risponde a tutti i client senza richiedere l'approvazione dell'amministratore. E il server non è spostato nel tempo di avvio. Ottimo. Questi problemi succedono in continuazione. Per ora si è avviato, era solo una latenza, magari probabilmente per la creazione dati per la lentezza di risposta magari dell'hard disk su cui sono allocati i dati. Vado a recuperare dall'MDT le immagini di avvio, le Light Touch P 1x1, prima 32 bit, poi 32 bit, e poi andremo a testare in una macchina virtuale, andiamo a creare un attimo una con VMware, al volo se risponde correttamente alle richieste. Poi andrò con calma a creare gli utenti sull'Active Directory. Adesso non penso questo sia un passaggio cruciale. Ora le ha importate entrambe, abbiamo le nostre belle immagini di avvio, il server autorizzato e in esecuzione. Andiamo a vedere se gli HCP, tra l'altro, ha ricevuto, scusate, ho avvicinato troppo il microfono alla bocca. Se nelle opzioni ambito dovrebbe essere arrivato il PXE client, eccolo qua. Ok, quindi PXE client, quindi dovrebbe comunque rispondere alle richieste di PXE boot. Allora, riduciamo tutto, monto un attimo il disco dati su cui di solito alloco le macchine virtuali. Ok, vediamo se VMware Workstation non ha nulla da dire o nulla in contrario in questo momento, perché non so se mi si è aggiornato il kernel, allora deve ricompilare i moduli, ultimamente non lo sto usando molto di frequente. Ok, andiamo a creare una nuova macchina virtuale d'appoggio. Ah, pensavo si fosse bloccato tutto, scusate. Andiamo col typical in questo momento. Ma apriamo, impostiamo Win 64 bit, va benissimo. Creata così al volo, sì, non me ne preoccupo, devo solo testare l'effettivo funzionamento del PXE boot. L'avvio è in automatico, ce l'ho ancora troppo vicino. Dovrebbe fare il boot, ok, cercare il boot su rete. Solo che io non ho fatto il bridge della scheda di rete, quindi non dovrebbe prendere niente perché è sotto NAT. Vai in bridge, riavvia. Ok, e ora vediamo se pesca la rete. Ok, vabbè, fail to connect to device. Eccolo qua. Ok, c'ho l'avvio con F12, questa cosa è da sistemare. Mi collego e riapro il VDS. Vado qua sul server, sulle proprietà. Ok. Risposta PXE no, e sotto le avanz no, client no. Avvio, ok. Continuo l'avvio PXE, a meno che l'utente non prema ESC. Ok, per client conosciuti o sconosciuti. Perfetto. Ok. Dovremmo esserci. Dovrebbe aggiornarsi istantaneamente, proviamo. Quindi riavviamo la macchina. Va bene. Ok, sì, press any key to cancel network boot service. Dobbiamo avviare l'immagine 64 bit e vediamo se tutto funziona come deve.
Più che altro sì, anche se funziona bene la condivisione, lo share dell'MDT, l'accesso ai file dell'MDT, perché qualche volta sì. Mi sa anche che andassero fuori, non so se fuori sì, comunque non riuscissero a vedere il VDS, magari i file dell'MDT una volta creata l'immagine. Sì, questo mi è successo. Però sembra caricarsi correttamente, fino a qui l'UIM si carica, adesso provo a fare il login, appena finito di caricarsi, così vediamo se funziona correttamente il recupero dei template diciamo, per il deploy. È riconosciuta anche la lingua, bene, qualche volta mi diceva che si caricasse in inglese, ma no, comunque non ci sono problemi. Si deve trovare il nome della re-administrator. Eh no, questo va bene, questo è sbagliato. Se deve trovare il nome della rete. Tanto. Ah, forse è perché l'utente è locale al server. Proviamo. No. Ok, non so perché mi si... Ok, required. Oh, porca boy. Invalid credential, deve dare il nome della rete. Bah, strano adesso. Forse, non so se l'utente amministratore, forse non è. Ok, forse non ha i permessi. Ok, allora provo a configurare i permessi, l'account, tutto quanto sul VDS, sull'Active Directory. E ritorniamo per la conclusione finale, perché mai i passaggi li abbiamo finiti tutti. Ma potrebbe essere un problema del genere, mi sa che mi era già successo. Indago un attimo e poi magari vi dico se era così come ho detto ora o meno. Quindi tra poco vediamo la conclusione. Ok ragazzi, eccoci tornati e scusate il cambio d'audio, ma finalmente nel frattempo mi è arrivato il buia sostitutivo. Sì, sembra più un mezzo insulto, però si chiama buia, scritto BOYA e vabbè. Quindi grazie anzi ad Amazon per le sempre veloci spedizioni e anche un po' di fortuna con... Ok, scusate, mi cambiava la sorgente. E anche grazie per una volta nella vita alle rapide spedizioni post-italiane che per una volta nella vita sono state rapide, miracolo quasi. E quindi, boh, per ora si sente bene, dato che non fruisce più, quindi sicuramente era difettata la vecchia unità, che tra l'altro è ancora qui perché il ritiro poi arriverà successivamente in quanto... il corriere che oggi è sabato, che se per voi non sarà sabato quando vedete questo video, comunque il corriere che ha spedito quindi Poste Italiane consegna anche il sabato. Il corriere che ritira, sempre il gruppo Poste Italiane SDA, non ritira barra consegna il sabato, quindi un po' ironica la cosa, ma qui. Comunque, Tebecco, torniamo a noi e ho finalmente risolto il problema. Scusate, stavo aggiornando le immagini che le ho rigenerate per sicurezza. Praticamente ho passato tutta l'intera giornata di ieri alla fine. Forse vedete, infatti, non siamo più ieri, lo notate anche da diverse altre cose. E praticamente cercando di configurare l'Active Directory, cercando di capire ma cosa non va nell'Active Directory, perché non comunica, non viene comunicata bene via DHCP, cioè il DNS non risponde correttamente, no. Quello che lui chiama nome della rete, bruscamente perché qualcuno, probabilmente la Microsoft, ha deciso di tradurre le cose molto malamente, non è il nome della rete, ma bensì non trova la cartella condivisa dell'MDT. E questo è successo perché? Non solo perché ha spostato l'hard disk, sempre che poteva semplicemente aver perso i permessi ma aver mantenuto il concetto di cartella condivisa, ma perché è stato a copiare la cartella, copiandola perde tutti i diritti di condivisione, le impostazioni. Bastava andare nella cartella che conteneva l'MDT, andare a attivare la condivisione e assegnarla al nome deployment share dollaro, che è il nome di default che dà. E me ne sono accorto per molta fortuna, perché sono andato qua nelle impostazioni e pensavo ci fosse qualcosa che legasse il deployment share al dominio, ma non riuscivo a capire. Niente, ho modificato alcuni valori perché ho impostato... Dove cacchio era? Qua sotto i driver, patch, incluso tutti, non solo quelli di storage, quelli di rete, ho detto tanto li attiviamo tutti, così mi sono detto, tra l'altro non l'ho attivata, ecco, tra quarto ora, va bene, l'altra immagine, ma facciamo finta che sia tutto normale, e praticamente sono andato a fare queste modifiche, ho fatto applica, mi dava errore qua,
Mi dava errore, mi diceva errore, lo share non va bene, il nome non, lo share non è corretto, qualcosa così, ma mi causa errore che non trovo lo share, comunque il nome era secondo lui sbagliato concettualmente perché non trovava lo share comunque. Allora ho detto, porca miseria, vuoi vedere che non è condivisa la cartella? E non lo era. E niente, quindi qui si è risolto il tutto. Poi niente, ho rigenerato l'immagine, ho fatto un complete regenerate per il motivo che vi ho detto prima, adesso lui sicuramente mi rigenera solo 64 bit per le modifiche che gli ho fatto. Ma nulla di che, adesso dovrebbe comunque ancora continuare a funzionare la vecchia immagine. Vi faccio vedere che il tutto funziona. Ando ad aprire il Mongo Workstation, che tra l'altro no, ho già ridotto icona. Macchina virtuale creata l'altra volta. Andiamo a fargli fare tranquillamente il boot da rete. Ok, e questo sta caricando 64 bit, dato che ci siamo. Intanto poi ho creato anche gli utenti Active Directory, quindi loggerò con il mio utente. E diamogli un po' di tempo per caricare, anche perché sta rigenerando l'immagine sotto intanto. Vediamo un po'. Sì, sta facendo l'unmounting, sicuramente sarà laggando un po' lo share, quindi il caricamento è un po' lento. Sì, devo trovare un sistema decente per accelerare lo store. Forse quei dischi, mi vengono sempre i dischi SAS 10K, ma non ho né controller SAS né quant'altro. Quelli sicuramente sono. Sarebbero nettamente più veloci, visto che tanto io ho una disca di 1 TB e sono veramente eccessivi a quanto noto, perché servirebbe magari più dischi, per esempio da 500 giga, ma visto che quando li compro, ditemi che non sto sentendo la moto che è passata sotto, visto che quando li compro mi costano allo stesso identico prezzo, se una volta costano più 500 giga ironicamente, prendo quelli, ma ovviamente quello che mi accorgo è che col tempo tende molto a laggare lo share. Servirebbero dischi magari più piccoli, più veloci, mi vengono in mente come potrebbe essere il Velociraptor. Potrei provare a puntare sui black, magari a dimensione minore, ma a parità di costo di un blu posso trovare delle alternative buone. Ma magari se qualcuno di voi ha qualche suggerimento, mi fa indicare meglio sugli hard disk da server più opportuni, magari per... Potete commentare qui sotto che questa cosa mi tornerebbe veramente utile, poi sicuramente lo vedrete in un prossimo video se riuscirò a trovare una soluzione buona per questa problematica. Per ora comunque la latenza è molto accettabile, funziona tutto veramente veramente bene. Però sono sicuro che la prima macchina già legata ad aggiungere il lag aumenterà, ma avrò anche problemi di RAM probabilmente. Quindi sicuramente a breve dovrò andare anche a fare la breve di RAM, se non che a malincuore ho scoperto che la scheda madre che ho scelto io, con sacca del 1366, sì, perché quei processori sono 1366, dual socket, supporta più di 32 GB di RAM. E insomma mi ha lasciato un po' perplesso. Purtroppo me ne sono accorto dopo, in quanto il datasheet della Intel non riportava in alcun modo questa limitazione. Ma ho scoperto andando a montare dei banchi di RAM DDR3 ECC da 8 giga e il sistema si rifiuta di avviare perché ovviamente supporta massimo banchi da 4, perché fa praticamente 4x8 e fa 32 giga massimo. E così. Comunque andiamo a fare il login con il mio account. No, scusate, stavo scrivendo un altro dominio. Ok, e vedete che ora procede, ovviamente starà contattando lo share, si sì, scaricando le rule, le regole, tutto qua, e mi dà tutte le mie, eccole qua, le task sequence ci sono tutte. Windows 7, Windows 8 e Windows 10, perfetto. Quindi posso ritenere finalmente la migrazione completata. Posso anche rimuovere, tanto ormai non mi serve più. Delete from disk, permanently delete. Ok, posso considerare tutto questo processo ormai completato. Manca solo da aggiornare l'ultima immagine che ho appena rigenerato sulle immagini di avvio. Poi adesso che andrò ad aggiungere probabilmente anche delle immagini di boot dirette per gli installer di Windows 7, perché se Windows 7 non 2 bit mi conviene gestirlo così, ma anche Windows 7 in generale, in certe circostanze, certi PC particolarmente lenti, perché io uso. Per iniettare i programmi, iniettare, perché installare i programmi, diciamo più opportuno. Installare i programmi senza, diciamo, senza l'intervento dell'utente su Chocolaty, solo che Chocolaty richiede NetFrameworks 4.5, che solo 8.1 e 10 hanno integrato. Quindi, siccome se il 7 va a scaricarselo e installarlo in Silent, ma non capisco come mai quell'installer che usano loro ci bada veramente, veramente tanto. Su certi PC mi conviene più andare a mettere l'immagine liscia, installare NetFrameworks e poi lanciare lo script di Chocolaty a mano. Mi è più veloce, quindi probabilmente andrò a fare anche questo, ma adesso non voglio annoiarvi con questi tecnicismi più poco relativi a questo. Comunque, passiamo di nuovo alla webcam, in realtà alla SG Cam. Per questo video è tutti.
è tutto, non è tutti, per questo video è tutto. Mi scuso per lo spezzettamento, ma purtroppo c'erano delle task che mi richiedevano più tempo e non volevo annoiarvi, o comunque un troubleshooting che sarebbe durato ore un camera. Ho fatto un video di 2 ore semplicemente con me che cerco di dire: ma l'Active Directory è corretto, la candela creativa, se ce l'ha, quello ce l'ha, ma perché non va? Ricordiamo di nuovo, diceva, prova a loggare, poi chiudere la macchina virtuale. Vabbè, avete capito. Quindi niente, un saluto a tutti da Andrea per Alpha Tech e ci vediamo in un prossimo video. Chi lo sa su cosa sarà? Sui server? Assemblaggi? Boh, guide? Lo scoprirete nel prossimo video. Ciao a tutti.